Ciao a tutti, io sono Mario e benvenuti sul mio canale. Oggi brevissimo update sulla mia posizione in Tecnogym. Sì, effettivamente il titolo è un po' clickbait, ma è proprio così. Ho trasformato un'operazione mediamente rischiosa in un'operazione a rischio zero. Se avete seguito i miei video precedenti sapete benissimo che posizione ho preso in Tecnogym. Sapete a che punto sono entrato, sapete qual è il mio stop loss e qual è il mio target. Se non l'avete visto vi lascio qui in alto il riferimento al video e per chi non se lo ricordasse un brevissimo riepilogo. Allora, ho definito due aree di ingresso, una intorno agli 8,2 euro per azione e l'altra intorno ai 6 euro. Avendo due aree di ingresso in questo modo la mia operazione può avere tre possibili scenari, tre possibili outcome. Il titolo può scendere, arrivare sulla mia prima area di acquisto e risalire. Può scendere, arrivare sulla mia prima area di acquisto, bucarla ed andare sulla seconda e risalire. Oppure, ovviamente, può bucare entrambe le mie aree di acquisto, arrivare allo stop loss e tagliarmi fuori dalla posizione in perdita. Uno su tre è uno scenario negativo, ci sta. Quindi queste sono le tre configurazioni possibili della mia operazione. Non so se serve che lo specifichi, ma per sicurezza, diciamo, dai, parliamoci chiari. Rischio zero non esiste, non esiste mai un'operazione a rischio veramente zero, può succedere di tutto nel mercato. Può succedere ad esempio che il titolo apra a meno 20% e allora lì, amen, un'operazione a rischio zero non esiste mai. Però ci sono modi per abbattere, per abbassare il rischio e portarlo quasi allo zero, come quello che vi sto raccontando adesso. Come fare a trasformare un'operazione di questo tipo in un'operazione a rischio zero? Ovviamente nei due scenari positivi, nel momento in cui sono in guadagno di un 10-12%, non faccio altro che alzare il mio stop loss dal livello in cui l'avevo piazzato inizialmente in parità al mio prezzo di carico. In questo modo, nella peggiore delle ipotesi, l'operazione non può che chiudersi in parità. E questo è proprio quello che ho fatto la settimana scorsa su Tecnogym. Sapete benissimo che sono entrato ad 8,04€. Oggi, mentre sto registrando, Tecnogym quota 9,71€ con un guadagno di circa il 15-16%. Da 5,31€, che era il mio stop loss iniziale, l'ho immediatamente alzato a 8,4€, in modo che se dovesse scendere di nuovo chiuderei la mia operazione in parità ed inizierei ad acquistare più in basso. Che senso ha tenere uno stop loss così basso dopo che sei in guadagno e rischiare di trasformare un'operazione in guadagno in un'operazione in perdita? E niente, oggi video semplicissimo solamente su questo. Quindi qual è la morale della favola di oggi? In un gioco così rischioso, più riusciamo a diminuire il nostro rischio e più la sera riusciamo ad andare a letto dormendo sonni tranquilli. Fatemi sapere se effettivamente anche voi utilizzate una strategia del genere, anche voi muovete lo stop loss oltre che per proteggere il capitale anche per proteggere eventuali gain. Se muovete anche voi lo stop loss in questo modo, se lo usate in modo diverso, insomma fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere se vi è piaciuto il video e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e alla prossima.